comincia il Grande Fratello VIP 3 ed è subito caso. E scatta subito il rischio punizione per un concorrente che, per la verità, si è già fatto conoscere bene dagli altri inquilini e dal pubblico. Evan Cattaneo che, dopo essere uscito dalla doccia, ha involontariamente fatto vedere qualcosa di troppo dall'accappatoio. Il cantante è stato relegato nella caverna insieme a Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Ambi, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Gli altri, invece, sono rimasti in casa. Sono questi i gruppi che si sono formati della prima diretta, dopo la sfida a squadre. Tornando a Ivan, dopo la doccia si è seduto sul letto e ha aperto l'accappatoio per cambiarsi, evidentemente dimenticandosi della presenza 24 ore su 24 delle telecamere. Ma poi si è accorto e, raccontando l'accaduto agli altri compagni d'avventura, si è scusato per il siparietto andato in scena poco prima in camera da letto. Punto sono davvero mortificato per prima, ha detto un imbarazzatissimo Cattaneo, praticamente ero in accappatoio, mi si è aperto non volendo. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa, sì. Ma non l'ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l'intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta. Ah no, oddio è tardi, non è più fascia protetta, giusto? Vabbè è successo ormai, non è stata una cosa fatta di proposito. Il frame del nudo di Ivan Cattaneo, ovviamente censurato, è stato pubblicato dal sito Bitrefe, in rete, gli utenti si sono scatenati con meme e, ma. Sbaglio, il cancelletto GFVIP ci ha appena fatto vedere il battacchio di Ivan Cattaneo? Ivan, mettiti le mutande ti prego. Hanno scritto quelli che stavano seguendo la diretta su Mediaset Premium. Vabbè, è andata. Può capitare di dimenticarsi delle telecamere, siamo ancora all'inizio. Pensate che la Marchesa d'Aragona ha dato il suo numero di cellulare a tutta Italia quando voleva farlo avere solo a Valerio Merola per sentirsi fuori dalla casa. Ma non è questo il punto. Punto Ivan ha pronunciato una frase che potrebbe costargli caro in questa esperienza al Grande Fratello VIP. Durante una conversazione con gli altri, sempre nella caverna, il cantante si è lasciato sfuggire queste parole: rifiutare una donna è peggio che violentarla. E poi, ancora, ha aggiunto che nello stupro, almeno. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.